Il governo ci ha dato un ruolo, quello di informare e condurre un po' per mano le imprese nella transizione ecologica ed energetica. Di conseguenza le Camere si sta strutturando, una parte è già strutturata, con degli sportelli e desk appositi per dare informazioni a tutto campo sul discorso energetico. C'è bisogno di una grande crisi energetica come quella che abbiamo appena passato per sviluppare tutto quello che si sarebbe potuto sviluppare negli anni come hanno fatto altri paesi europei precedenti. Noi siamo sempre in corsa e noi siamo propensi a sviluppare le CER, cioè le comunità energetiche zonali. Su questo stiamo lavorando, il convegno si va proprio in questa direzione qui e invito le imprese che ci seguiranno, che sentiranno a usare le Camere di Commercio quale terminale informativo per fare appunto questa transizione energetica. Noi per questa legislatura metteremo a disposizione per la transizione 157 milioni di euro, un po' con fondi europei, un po' con fondi regionali. Abbiamo già fatto dei bandi significativi, ricordo sempre l'ultimo, mi riferisco al fotovoltaico, i 70 milioni di euro, dove per il quale c'è stata una risposta molto importante, oltre 1000 imprese del Friuli Venezia Giulia, ma poi uno di 28 milioni di euro per quanto riguarda gli adeguamenti degli impianti produttivi. Insomma, si sta correndo. Di nascita le casse rurali, nascendo non con scopi di lucro ma per sostenere il territorio, sono verdi per definizione. Noi abbiamo cominciato ad essere noi verdi nel nostro interno e a mettere a punto dei sostegni particolari fatti con molta convinzione per le iniziative che rientrano sotto il cappello, diciamo, culturale ESG, e quindi abbiamo dei prodotti specifici ma soprattutto la convinzione a sostenere iniziative di questo tipo. Nonostante diciamo, le imprese abbiano molto interesse nel portare avanti progetti di sostenibilità che necessariamente sono collegati direttamente all'efficientamento energetico, spesso trovano come scoglio quello dell'investimento necessario a questo efficientamento. Tutti gli investimenti che si stanno facendo in termini energetici sono importanti proprio per anche rimanere competitivi sul mercato, che con l'aumento dei prezzi dell'energia è assolutamente doveroso.